Bentrovati cari amici di Antenna Su dall'appuntamento con le minime e le massime astrologiche di segno per segno. Partiamo subito dall'Ariete, per cui si prevedono mari calmi. Siete d'umore fluido, veloce a passare da uno stato d'animo all'altro. Può essere l'arma vincente per incuriosire la persona che vi interessa. In generale siete soddisfatti di voi e orgogliosi dei risultati ottenuti. Alta pressione in vista per i nati del Toro. La Luna vi prepara un weekend appassionante fra coccole del partner e allegria degli amici. Non vi sarà difficile trovarvi al centro della compagnia con la vostra verve esplosiva e le divertenti trovate che sfornate a getto continuo. Mite la situazione per i nati dei Gemelli. Prendete con serenità la decisione alla quale pensate da tempo, anche perché potreste scoprire che è la stessa decisione del partner. Una lettera di una vecchia fiamma risveglierà la gelosia del vostro lui o lei. Cancro, nubi all'orizzonte. Non scoraggiatevi di fronte alle assillanti richieste di chi vi sta a cuore. L'importante è che riusciate a farlo sorridere. Dietro a tutte le sue parole c'è solo tanta insicurezza e voi potete aiutarlo a rilassarsi. Stazionario per i nati del Leone. Impegnatevi per portare a termine gli impegni di lavoro che in quest'ultimo periodo avete trascurato. In famiglia cercate di essere più accomodanti. Variabile la situazione per i nati della Vergine. Se siete in vena di progetti per la vita a due, è un ottimo momento per affrontarli insieme al partner. Evitate però di presentare soluzioni magari geniali, ma già valutate e decise senza di lui. Venti in rinforzo per i nati della Bilancia. La buona forma fisica vi dà la carica anche sul piano della passione. Vi aspettano momenti davvero bollenti con il partner di sempre o con uno improvvisato. Siate liberi nei confronti degli impegni. Per i nati dello Scorpione, rovesci diffusi. Faticherete a ingranare con chi vi ama a causa del vostro modo di fare troppo autoritario. Cercherete allora di aprire nuove strade in campo affettivo, ma vi troverete solo tanto confusi. Temporale per i nati del Sagittario. Non seguite il primo impulso che vi porta ad arrabbiarvi con il partner. Esercitate l'autocontrollo anche per evitare inutili conflitti con le altre persone intorno a voi. Createvi un diversivo. Sole in vista per il Capricorno. Sentimenti in primo piano a costo di perdere il sonno per una nuova cotta. Ma niente paura, tutto procede liscio e veloce. Prima che sia finito il weekend, i vostri desideri si saranno realizzati. Venti a favore per i nati dell'Acquario. Un piccolo colpo di fortuna vi permetterà di far salire le vostre quotazioni agli occhi di una persona che vi interessa molto. Comunque la vittoria decisiva l'avrete se non sarete ambigui. E infine per i Pesci, temperature in rialzo. Qualunque posto è buono per fare incontri interessanti, ma non dovete avere esitazioni. Lasciatevi andare all'intensità dei sentimenti e cogliete l'attimo fuggente. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento a domattina con le previsioni astrologiche di segno per segno. Arrivederci.